che ha dato tanto per poter costruire l'Europa. Grazie. Sì, grazie, deputato Palese. E adesso do la parola alla deputata Giorgia Meloni. Prego, deputata. La ringrazio, Presidente. Dunque, il governo ha scelto Giorgia di Meloni per Fratelli d'Italia la fiducia su questo provvedimento, un decreto che contiene iniziative a favore del sistema bancario. Lo ha fatto curiosamente mentre l'Italia giocava una partita importante di questi europei, perché si tenta sempre di non far notare alcuni elementi importanti del lavoro di questo governo. Molti si sono scandalizzati per l'apposizione dell'ennesima questione di fiducia su un provvedimento del governo, la 60ª in 2 anni, hanno citato il numero alcuni colleghi. Io invece voglio dire a nome del gruppo dei Fratelli d'Italia, Presidente, che penso che il governo abbia fatto bene. Penso che il governo abbia fatto più che bene a porre la questione di fiducia su questo provvedimento, lo considero un atto di linearità e di coerenza, perché vede, quando il governo pone la questione di fiducia su un provvedimento dice implicitamente: questo provvedimento mi rappresenta più di ogni altro, in assenza dell'approvazione di queste norme io non sono nella condizione di andare avanti, che è la verità e l'essenza di questo governo, un governo nato è cresciuto e che esiste unicamente per fare marchette al sistema bancario, dalla mattina alla sera. Accade dall'inizio dei provvedimenti di questo governo, accade dall'inizio della sua stessa esistenza, giacché sono esattamente quei poteri forti che hanno piazzato a Palazzo Chigi il burattino Matteo Renzi e la sua squadra, e è quello che vediamo anche all'interno di questo provvedimento. Noi invece, che siamo un movimento di popolo, diciamo così, cioè che abbiamo la presunzione di rappresentare i diritti e i bisogni del popolo italiano, questo provvedimento non lo possiamo votare e quindi annuncio il voto convinto contrario di Fratelli d'Italia contro questo ennesimo provvedimento di marchette nei confronti del sistema bancario. Lo voteranno invece purtroppo i colleghi della maggioranza. Lo voteranno forse schiacciando il tastino verde anche quei colleghi che si definiscono di sinistra, che hanno cominciato a fare politica pensando di essere schierati con la povera gente, con le persone normali, con i più deboli, e che invece si ritrovano a votare queste schifezze. Purtroppo lo faranno perché lo hanno già fatto. Lo hanno già fatto quando hanno approvato, per esempio, il decreto cosiddetto salva banche, cioè un decreto studiato per far pagare una truffa perpetrata ai danni di onesti risparmiatori a quei risparmiatori, per scudare e mettere a riparo chi li aveva truffati e per far complessivamente guadagnare il sistema bancario. Lo hanno fatto quando hanno votato provvedimenti come il prestito vitalizio ipotecario, quella curiosa normuccia voluta da questo governo in forza della quale la banca, a fronte di un microprestito, ti si frega la casa. Lo hanno già fatto quando hanno approvato il patto marciano per le case acquistate con il mutuo, che consente sostanzialmente alla banca di prendersi casa tua se non riesci a pagare anche poche rate di mutuo senza passare da un giudice. Questo provvedimento ricalca esattamente quelle norme. Questo provvedimento introduce il cosiddetto patto marciano anche per i beni strumentali delle aziende. Questo provvedimento in buona sostanza consente alla banca, dopo 3 rate che non vengono pagate, anche non consecutive, dopo 9 mesi, consente alla banca di prendere il possesso del bene che è stato finanziato all'azienda. Questo provvedimento introduce ancora peggio il pegno mobiliare non possessorio, cioè una normuccia con la quale l'azienda è costretta a dare formalmente in pegno alla banca i propri beni. E ovviamente questo significa anche che la banca potrà farci quello che vuole e potrà prenderseli quando vuole. In pratica, pian piano nel nostro ordinamento noi stiamo smontando tutto il vantaggio che c'era a favore del debitore per spostare tutto il vantaggio a favore sempre ed esclusivamente del sistema bancario e delle banche. Allora, prima domanda. Qualcuno mi può spiegare come funziona il sistema del credito in Italia, signori? Perché a casa mia, diciamo così, l'attività imprenditoriale della banca è data dal rischio, cioè la ragione per la quale la banca mi presta i soldi e me se li riprende con un tasso di interesse da usura
che viaggia tra il 18 e il 24% è che in teoria la banca rischia di non riprendere quei soldi e quindi quando li riprende li deve prendere con un vantaggio e con un interesse. Ma se la banca non rischia mai, perché tutte le volte che rischia gli va in favore il governo, qualcuno mi dice perché quando la banca i soldi me li presta io glieli devo ridare con un tasso di interesse che viaggia intorno al 20%? Perché così siamo buoni tutti, si dice a Roma, voglio aprire una banca anch'io, mi conviene sempre. Allora dicono che il motivo per il quale serve aiutare le banche a recuperare questi crediti è che le banche hanno in pancia 200 miliardi di sofferenze, perché le famiglie e le imprese di questa nazione non onorano i loro debiti. E questa è una bugia, è una vergogna, è una ignominia per chi la pronuncia, signori. Andatevi a leggere i dati di Banca Italia. Sa, Presidente, che cosa dicono i dati di Banca Italia? Che il 70% delle sofferenze bancarie, cioè 140 miliardi di sofferenze su 200 complessivi, sono in mano al 3% dei debitori. Il 70% delle sofferenze in mano al 3% dei debitori. Cioè i soliti noti, amici degli amici, truffatori, speculatori, ai quali le banche consapevolmente hanno continuato a prestare i soldi, sapendo che in alcuni casi quelle aziende sarebbero finite in qualche paradiso fiscale, perché erano amici degli amici, ma tanto il governo sarebbe arrivato a dare una mano. Mentre il 30% complessivo delle sofferenze bancarie, cioè 60 miliardi su 200, è in mano al 30% della popolazione, al 97% dei debitori e quindi alle famiglie e alle imprese di questa nazione. Le famiglie e le imprese di questa nazione hanno prodotto sofferenze per qualcosa che era perfettamente affrontabile dal sistema bancario. Quello che non era affrontabile dal sistema bancario, per cui il governo va a dare una mano, è la incapacità di gestire le banche da parte del sistema bancario o la non volontà di gestirlo secondo delle regole e dei canoni giusti. Per cui quello che servirebbe di fare, se noi avessimo un governo che non fosse le banche e delle banche, non sarebbe quello di continuare a massacrare le famiglie e le imprese, sarebbe quello di sanzionare gli amministratori truffaldini delle banche per impedire che continuino a erogare dei crediti a personalità che sanno che non potranno onorare quei debiti, sapendo benissimo che tanto arriverà il governo a dare una mano. È il caso del risarcimento dei risparmiatori di Banca Etruria, di Banca Marche, eccetera, eccetera, cioè di quelli, diciamo così, che sono arrivati, diventati famosi quando è stato varato il famoso decreto salva banche, perché anche lì, signori, non è che non è stato dimostrato che chi ha governato quelle banche di fatto ha truffato dei risparmiatori onesti. Si sa che non si potevano vendere quei prodotti a delle famiglie, quei prodotti finanziari, si sa che in alcuni casi sono stati falsificati i moduli di chi sottoscriveva quelle obbligazioni, si sa che spesso quelle obbligazioni sono state sottoscritte perché la banca ti ricattava, se volevi un mutuo dovevi sottoscrivere anche le obbligazioni, si sa che quella gente è stata truffata. E allora la prima cosa che dovresti fare è consentire a quei cittadini di rivalersi sugli amministratori delle banche, cosa che invece è stata espressamente vietata dai provvedimenti del governo. E anche oggi il governo viene a fare l'elemosina a queste persone oneste che avevano messo da parte risorse proprie. Ci vengono a dire vi restituiamo l'80% ma se avete un reddito fino a 35.000 euro. Ma che è l'elemosina? Ma che è il servizio sociale? Oh, sono soldi miei! Sono soldi miei, me li avete rubati e qualcuno me li deve restituire, chi me li ha rubati, non me li deve ridare il governo. Aggiungo un elemento e chiudo. Allora, quando è stato fatto il decreto salva banche, noi abbiamo preso delle banche che erano piene di sofferenze, abbiamo fatto pagare quelle sofferenze in parte ai risparmiatori, abbiamo ripulito quelle banche delle sofferenze e le abbiamo messe sul mercato con azioni in mano al sistema bancario per il valore di 1.800.000.000 di euro. Ma quelle banche potrebbero essere vendute a una somma superiore a 1.800.000.000 di euro, ok? Chi lo prenderebbe l'eventuale guadagno, Presidente? Ad oggi lo prenderebbe il sistema bancario, quindi abbiamo fatto un decreto per aiutare, dopo che si erano fregati i soldi della gente, il sistema bancario a guadagnarci dei soldi e non si poteva di grazia prevedere che i risparmiatori truffati avessero un vantaggio e avessero un possesso sulle azioni delle nuove banche che venivano messe sul mercato? No, ovviamente no.
perché quando tu hai governo che è espressione di poteri forti, quel governo farà gli interessi dei poteri forti. È la ragione per la quale noi di questo governo ci vorremmo liberare, è la ragione per la quale speriamo che a partire dal prossimo referendum confermativo della legge costituzionale gli italiani vogliano mandare a casa questo governo e potersi riprendere la loro sovranità, per avere un governo che invece di fare i favori continui ai suoi amici, fa favori continui al popolo che dovrebbe rappresentare. Grazie. La ringrazio, deputata Meloni, e adesso do la parola all'onorevole Bruno Tabacci, prego. Fin qui l'intervento di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, che ha spiegato il suo no al provvedimento ritenuto un favore alle banche. Ora, Bruno...